Professore, intanto come sta? Benissimo. Per adesso sì, benissimo. È veramente una cosa incredibile. L'idea che si sia preparato un vaccino completamente nuovo, mai fatto prima, quindi abbiamo fatto una cosa che non è mai stata fatta. Che tutta l'Europa si sia messa insieme è un'altra cosa straordinaria. Che tutti i ricercatori del mondo abbiano lavorato insieme. Visto che questo è il frutto di persone che erano emigrati dalla Turchia, sono andati in Germania, hanno messo un piccolo laboratorio, hanno fatto delle cose, poi gli hanno comperato un'azienda più grande, si sono messi con Pfizer, che è un colosso, e in pochissimo tempo hanno preparato qualcosa che è veramente rivoluzionario. Tenete conto che non è solo con la vaccinazione che creeremo un'immunità di popolazione. Abbiamo una parte, forse un 30% sarà la vaccinazione. Ci sono poi tutti quelli che si sono ammalati, che hanno gli anticorpi per conto loro. Non sappiamo quanto durano, ma non sappiamo neanche quanto durano quelli della vaccinazione. E poi ci sono delle persone che hanno una cosa che in inglese si chiama pre-existing immunity, cioè qualcuno di voi ha un'immunità preesistente. E questo spiega perché alcuni di voi sono stati nella stessa casa, se non proprio di voi, qualcuno che conoscete, nella stessa casa di persone che si sono ammalate o addirittura si sono morte e non hanno avuto proprio niente. Questo perché qualcuno ha un'immunità preesistente. Tra il vaccino, tra l'immunità naturale, tra quelli che si sono ammalati, tutti insieme si raggiungerà, io spero presto, un'immunità di popolazione. Quelli che non vogliono vaccinarsi, cosa vi posso dire? Mi dispiace un po' per loro, devono sapere che finché sono pochi non succede niente, ci vacciniamo noi per loro. È un atto di generosità, è come portare la mascherina. In termini di sicurezza ha le stesse probabilità di avere dei problemi che hanno tutti gli altri vaccini, non c'è ragione di non farlo, il vaccino c'è, adesso dobbiamo fare in fretta e fare in modo che raggiunga tutti i paesi del mondo, perché se noi vacciniamo solo i paesi ricchi, mettiamo Inghilterra e Stati Uniti, e non vacciniamo le persone fragili che stanno in Africa, in India, da altre parti, poi il virus arriva qua, c'è una variante africana che è già arrivata in Europa. Ecco, per fortuna l'Africa è meno colpita di noi, per delle ragioni forse genetiche, che tra l'altro stiamo studiando anche in questo territorio. Però è chiaro che la cosa ideale sarebbe che le persone più fragili e gli operatori sanitari e le persone anziane fossero vaccinate uniformemente in tutti i paesi del mondo, perché questo anche da un punto di vista egoistico conviene anche a noi, a parte il fatto che è giusto, a parte il fatto che le persone che hanno già povertà e tanti problemi nei paesi emergenti non è giusto che soffrano anche di malattie che possono essere evitate, ma è giusto per noi, è giusto per tutti. Abbiamo capito in questa circostanza come mai quanto il mondo sia globale.